Sono i nuovi ragazzi di Libertino, Lorenzo Junior, perché Marco è il senior. Sono la nuova compagine degli Spurs dopo quello che è successo nello spogliatoio 15 giorni fa, dove si sono riversati tutti contro capitano Luca Petti. E allora Lorenzo Libertino si incarica di guidare gli Spurs fino a fine edizione. Saranno in elite, 0 punti in 3 match, di fronte il Manchester City di Luca Recce, 3 punti in 3 uscite e il 13° ed ultimo match di questa quinta settimana della 21esima edizione dello Sbordone League. Solo 2 match slittati da calendario, uno in Major con Mackinac Blaugrana, l'altro in Elite con Wimbledon Marianella. E allora il match di chiusura dopo la vittoria dei Baretti in questo girone contro gli Javria de Lobos, comandano loro la Liga, 9 punti in 3 match, punteggio pieno per l'FC Real Baretti, che lascia a 6 gli Javria de Lobos e si stacca anche dall'equipe de Napoli, che sale a 7, pareggiato contro l'Italia. 2 pareggi in Elite, hanno pareggiato anche gli Anfolla e lapsus per me, controlliamo dopo. Formazioni, maglia azzurra il Manchester City di Luca Lecce, c'è subito il sinistro qua del numero 9, sono tre fratelli, anzi sono due fratelli e un cugino che hanno lo stesso nome e soprattutto tutte novità in maglia bianca eccetto Lorenzo Libertino. Andiamo piano piano a esaminare i giocatori in maglia bianca, anche perché, come abbiamo detto, sono tutte novità, spero di non confonderli tutti quanti. Luca rimane, Luca rimane. E allora Romano mette i guantoni sul pallone, in porta Cozzolino per il City, difesa a 3 con Fiorentino, Palmentieri, Cosenza, centrocampo a 3, De Rosa aveva vertice basso, Iacolare, Lecce, Mezzali, in avanti Coppola a disposizione, Gaetano Petroni a gran ritorno, qua c'è un fallo su Iacolare mentre Romano andava a chiudere anche Coppola. Castro, Castracane, sono in 3, uno gioca in attacco, uno gioca terzo a destra e l'altro terzo a sinistra, ok, è quello lì più bassino di tutti. Poi c'è numero 9 Icardi, che ha detto di chiamarsi, già mi sono dimenticato, Romano in porta, eccolo qua al centro. I bianchi come si chiamano la squadra? Spurs. Tu sei Castracane, giusto? Sì. Perfetto, uno dei Castracane. E allora mi mancano un bel po' di giocatori, manca il terzino sinistro, me l'ha detto, mi sono dimenticato, anche il centrale, dovevo rivedere un po' di nomi, maglia bianca. Millo, Fiorentino maldestro nell'aggancio. Allora uno dei Castracane che provava proprio a inserire uno tra il cugino e il fratello, insomma sono tre parenti, ovviamente hanno tutti quanti lo stesso cognome, quindi parenti diretti. Al centro della difesa Pastore e alla sua sinistra mi manca. Intanto eccoli qua i ragazzi in maglia bianca, proprio i due Castracane che vanno, anzi no, mi sa che uno non era proprio Castracane, ma mi sa che mi sto confondendo un bel po' di troppo. Passatemi una distinta per favore, Iacolare prova a passare, chiude bene Pastore. Con le mani Millo, De Rosa, prova lui in porta, poi c'è Salvago a sinistra, può essere anche lui, è molto in difficoltà, non conosce nemmeno lui i compagni di squadra, fondo. E allora giocatore dell'Inter, Icardi numero 9, volgare lì nel mezzo del centrocampo, De Rosa,
Diagolare, si spinge, salta secco Pastore. Dentro, piedone. E tocco ancora in uscita, un po' di pasticci. Ma riescono a uscire con Volgare nel mezzo. Conquistano la rimessa. Diagolare. Ci fallo lì. E allora, Castracani, numero uno, lo chiameremo. Perde il possesso, Diagolare perde rosa. Sale un po', occhio al destro. Domenico. Resiste. Tocco per Palmentieri. Parte un cross lungo. Castracani per Volgare, che guarda la porta sul fondo. Pozzolino si allarga. Fiorentino, la palla è per Palmentieri, buono l'aggancio, attaccato alle spalle da Salvago, poi Fiorentino in avanti, petto di Coppola, triangolo con Lecce, vediamo se arriva. Sì, la tiene anche in campo, ma ruba dal nulla, bravissimo il centrale della difesa in maglia bianca. Libertino. Ancora pallone per lui e poi Volgare che tocca centralmente per Castracani. O Castracani, ancora devo capire bene come si legge questo cognome. Sul fondo. Diagolare poggia per Millo Cosenza. Apertura, no. Centrale per Fiorentino. Adesso Petrone. A gran ritorno sui nostri campi e sui nostri schermi per Gaetano, veterano del nostro circuito, più di 100 presenze per lui, così come Fiorentino, che ora imposta, sono i due ultimi acquisti del City di Lecce, che ha cambiato tanto nelle prime tre partite, cerca ancora l'alchimia giusta per marciare in questa nuova elite. Indica la strada Petrone, lunga. Volgare. Castracani per Libertino. Ancora Volgare. Dietro per il centrale della difesa. Pastore. Ancora Libertino. Volgare. Occhio all'imbucata. Fiorentino chiude. De Rosa. Petrone. Piedone di Volgare. Le mani per Diagolare, che viaggia da dietro le spalle del suo avversario. Occhio ad Antonio Coppola, che prova col destro. Romano. Buono. Volgare. Ancora lui, poi Castracani. Quello a destra, perde un brutto pallone. Coppola va giù, calcio e punizione. Occhio a Diagolare su questo calcio di punizione. Domenico mi marca, mi marcano tutti. Diagolare alto. Bravo! Voglio il suo! Voglio il suo! Occhio Luca! Escono bene i ragazzi maglia bianca. Prova il pallone centralmente. Castracani, eccolo qua, ancora lui, quello là più piccolo. Poi bravo Volgare a lottare, a tenere anche la sfera. Va col destro, Cozzolino. Arriva. Petrone. Dice a Diagolare di salire. Lancio per lui. Benissimo. Punta l'uomo Diagolare. Entra, destro in mezzo. Antonio Coppola. In gran girata, fa 1-0 il City. Gran palla di Diagolare, gran girata di Coppola. Dopo la parata di Cozzolino arriva la rete di Coppola per il vantaggio City. In un'elite in cui i risultati si alternano,
e c'è per adesso una sola padrona del girone, i Baretti. Anche il City di Lecce può riscriversi nelle zone alte, ma così come gli Spurs in caso di un successo in questa partita. Piedone di De Rosa. Senza fallo, dice il direttore di gara. Allora Pastore in uscita, doppia. Prova a scappare di là Salvago. Il pallone ritorna in campo, non è mai uscito. Pastore. Salvago. Libertino. Apertura di qua, Castrocani, tocco deviato, ancora l'altro Castrocani, mo da vedere se il fratello o il cugino. Salvago di là, Volgare, tiene l'urto, Libertino prova, ancora radente la conclusione, schermata. Battuta, arriva Coppola, ruba. Avete girato lo schermo in verticale, ci vuole un'abilità. E va sul fondo Iacolare, non ti preoccupare, to. Bene così, ci può stare. Si ritorna qui, Castrocani. Finta il passaggio, sterzata, ultimo tocco il su. Palla in verticale, testa di Fiorentino, sistema De Rosa, Petrone. Ancora Petrone. Cozzolino apre, Cosenza, Iacolare. Si va da Coppola, grande pressione del difensore centrale. Pastore in circostanza. Castrocani. Dentro questo pallone, secondo palo, Volgare non arriva, fondo. Cozzolino, palla corta, Fiorentino a muro. Palla lunga centrale, occhio a Castrocani in difficoltà, pallonetto paratona di Romano. In uno contro uno con Iacolare che aveva alzato un Banfella. Adesso batte corto il corner, 1-2 con De Rosa. Ancora Domenico, gran giocata destro-sinistro. Prova di solo, schermano i tre giocatori in maglia bianca. Ripartono Castrocani, sinistro, alto. Cozzolino per Petrone. Lancio lungo. Colpo di testa, angolo. Domenica Sbordoniana che è iniziata alle ore 16. E si sta concludendo con il match delle ore 22, ovviamente iniziato con ben 35 minuti di ritardo, con le 13 sfide che sono subentrate su entrambi i campi del calciotto e complesso sportivo San Rocco di Capodimonte. E palla lunga di Cozzolino, 7 match su questo campo, 6 sull'altro, una sola partita in singola, questa qui che calerà il sipario tra più o meno, vediamo un po' quanto è passato, siamo, occhio a questo pallone di Cozzolino, dovremmo essere al 20° quasi. Castrocani, un po' di spazio, sinistro, fuori. Impatta Castrocani a destra, poi Volgare, 1-2 con il Castrocani numero 9. Esce bene Fiorentino, la dà Petrone, messo un po' in difficoltà, deve calciare in avanti come può, con le mani Salvago, che però sbaglia vistosamente la rimessa. Poteva concedere la ripetizione della rimessa, ma giusto perché in maglia bianca sono praticamente tutti esordienti. Qua preso alle spalle Salvago. Romano legge bene. Libertino. Si batte ancora, Castrocani, Volgare, di nuovo per il numero 9, che tocca bene per il fratello cugino, porta vuota il primo gol
dei Castracani. Adesso però mi spieghi se quello è tuo fratello o tuo cugino? Lui è mio fratello. Lui è il fratello, perfetto. Quindi scambio in famiglia stretta. Lui invece è il cugino. 1-1. E 1-1 il parziale. Jacolare sul fondo. Castracani, occhio al pallone d'esterno. Sul fondo. Jacolare. Apre, Pitrone. C'è anche Palmentieri qua. Secondo me questa è una palla per lui. Ma Libertino intuisce tutto. Sale centrale, occhio a Castracani. Dentro per Libertino. Non era salito. Poteva anche calciare, ma c'è una deviazione. E c'è calcio d'angolo. Palla dentro esterno. Poi Lecce e De Rosa provano a risalire. Timida la palla di Lecce, anche se De Rosa era praticamente immobile. Jacolare invece fa tutto da solo in mezzo a 4. E allunga anche il pallone a Petrone. Bravissimo. Sale Gaetano. Tocco qui. Castracani chiude. Sbatte su Coppola. Ruba. Mette corpo avanti. E tocca per Lecce. Aggredito da Pastore. Conquista anche il fondo. Anzi, colpo di testa di Fiorentino. Libertino per Castracani. Di sinistro per il fratello. Palleggio. In qualche modo Petrone, una super diagonale, limita il più giovane di due, Castracani, in campo. Non so se è anche più giovane del cugino che lui. Palleggio di Volgare. Uscita di De Rosa. Testa di Volgare. Castracani al volo. Cozzolino ben piazzato. Sarebbe stato peggio se fosse stato più sul primo palo. Qui fondo di là. Rimette in gioco Romano. Volgare. Recupera De Rosa. Coppola. Ma è bravo Libertino ad allungare il pallone. Volgare per Libertino. Arpiona la sfera. Si gioca lì in mezzo. E si allarga a Salvago. Ancora a 3 tocchi. Anzi, a 2 tocchi. De Rosa ruba. Destro in porta. Romano a 2 mani. Non è finita. Chance numero 2. Copertura di Salvago. Rimessa e... vediamo un po', Frank. Chiama al 20. È successo? Qui sipario, Frank, con il centrale della difesa in maglia bianca più Coppola, che ovviamente se ne stanno dando di sportellate centrale difesa, però per adesso in maniera molto sportiva. Fiorentino va in verticale, colpo di testa. Petrone svirgola un po', tacco per Volgare. Libertino, Castracani per il cugino. Palla dentro in diagonale. Palmentieri, ci sono. Palmentieri, pressato da Castracani, va lui in avanti. Lecce mette giù, fa salire il suo compagno, prova a dargliela. Pastore per Salvago. Si va centralmente da Volgare. Apre a Castracani. Ancora Volgare incontro. Libertino ha una palla velenosa, rischiosissima all'esterno. Rinvia sulla mano di Palmentieri, che però favorisce un avversario. Tacco nello spazio di il numero 9 con la maglia di Cardi, cognome Volgare. Piedone lì di Salvago. Pallone che non esce, ancora a disposizione delle maglie bianche. Libertino si chiude nell'angolo, poi però esce bene centrale con l'aggancio di Volgare. La ripartenza degli Spurs che si allungano. Tocco per Salvago, va in porta. Petrone col muso, angolo. Occhio al 2 contro 3 nell'aria. Ha toccato il pallone? Non ho capito, vediamo un po'. No, deve battere. Ancora il calcio d'angolo. Fiorentino urlava che l'aveva toccata. Qui non c'è nessuno. De Rosa.
Siamo ancora nel primo tempo, quasi finito. Qui Petrone, forse fallosamente, Lecce esce, prova a rubarla, volgare, intervento di Lecce falloso. Vediamo un po', Castracani da qua, solo uno in barriera, dice Cozzolino. Vediamo un po', si mette quasi al centro porta, sinistro che diventa un passaggio per Libertino. Perde l'attimo del primo tiro, poi si allarga tantissimo. Frentino su di lui, Libertino riesce a dare a Castracani che è in area di rigore, occhi contatti, ne esce. Sinistro, paratona di Cozzolino, mamma mia. Occhio a quel 9, perché c'ha bei colpi. Ora va in pressione su Petrone, che deve mettere in avanti, sponda di Coppola, Lecce. Controlla, passaggio in verticale, Antonio prova a girarsi, perde la sfera. Volgare, primo tempo, dice Frank. In questo momento 1-1, ma ottimi i primi 25 minuti della nuova compagine di Lorenzo Libertino in Elite contro il City Lecce. Parte tesi, il nostro lo però quando faccio. Sì, la perla di Frank che secondo me fa come il coaching, poi... Vediamo, tutto pronto, secondo tempo, il City e gli Spurs sono sull'1-1. Palmentieri, è una stagione difficile, è una croce stare nelle squadre di Lecce, possiamo avere veramente dei tantissimi manuali di grande calcio su ogni compagine di Luca Lecce. È difficile, è difficile, bisogna abbracciarsi comunque un progetto che è sempre stato sempre molto... Andiamoci da Luca Lecce, perché poi lì è uscito, possiamo andare anche a fare un'intervista in campo. Occhio al volgare attaccato alle spalle, Libertino, Lecce. Eccolo, capitano del City. Anche questa partita non è così facile, vero? Giovani, freschi questi. Altri due cambi in rosa. Perché le tue squadre cambiano sempre, Luca? Qual è la spiegazione? Infortunati. Tu dici? Mamma mia, porti sfiga. Figlio mio. Palmentieri come... C'è una palla persa. E allora Castracani. Piedone di De Rosa. Pastore cerca in verticale, deviazione, Cozzolino la tiene. Palmentieri, rimessa per lui dopo la deviazione di Castracani Junior, petto di Coppola, palla a Castracani Senior. Scambiano i fratelli. Destro sul primo palo, parata di Cozzolino. Mano alta. Simulazione. Occhio, c'è un giallo. Ai ai ai. Giallo a Castracani. Credo sia stato il primo ammonito per simulazione in questa edizione. Però c'è Calvar. Un po' si lancia parecchio, diciamo vistosamente. Frank molto severo in questa circostanza. Giallo per... Il giocatore, intanto applauso anche a Muriello, perché anche lui è un veterano, ci segue da tantissimo. C'è rimessa. Allora, si va con una palla alta, messa giù con eleganza da Salvago. Adesso Volgare cerca la porta, De Rosa riparte. Contro tre, legge bene Castracani, poi punta il sinistro, in porta, parata di Cozzolino che allarga a Palmentieri. Bombone in avanti, Romano, mani sulla palla. Sale Salvago, palla che passa. Castracani, pallonetto. Fiorentino in qualche modo. Ancora Castracani, City un attimo alle corde. Ancora Castracani. Triangolo con Pastore, che sale un po', occhio a Bremer, missile, parata di Cozzolino, momento
chiave del match c'è la squadra dei Spurs che alla prima uscita come gruppo di Lorenzo Libertino sta mettendo in questo momento alle corde il City. Di Lecce molto in difficoltà. Cozzolino va in avanti, cerca Coppola, salta bene, occhio che la palla rimane lì, parata di Romano Miracolo direi. Tutto fermo però. C'è una mano forse? Punizione praticamente quasi sulla linea dell'area. Salta Pastore, colpisce con un braccio questo pallone. La palla era vagante. Una paratona di Romano, più con la faccia che con i guanti. Ne esce un calcio di punizione che De Rosa calcia sotto. Ancora ovviamente frastornato dalla cannonata sul volto il portiere degli Spurs. De Rosa non punisce, se è vero, fa 2-1. E allora passa in vantaggio la squadra del City nel momento migliore degli Spurs, che stavano schiacciando la squadra in maglia azzurra nella propria metà campo con un lancio di Cozzolino per Coppola. Sono nati dei problemi per la squadra di Lorenzo Libertino che subisce il colpo su punizione, fallo chiamato ancora prima del tentativo di Coppola che è sbattuto sul faccione di Romano. Aveva praticamente fischiato subito il fallo di mano senza vantaggio né nulla. Se quella palla entrava in porta era veramente un mezzo guaio. Qui Volgare, Cozzola, cross di Libertino, si deve staccare Castracani che in qualche modo arriva, anche col terzino destro. Ora però è sbilanciata la squadra in maglia bianca, c'è spazio per Coppola, difettoso nel primo aggancio, ricerca un pallone di là, lungo per tutti. Piedone di Libertino, bravo Castracani a evitare l'uscita di esso. E poi Pastore che ha tentato anche il gran tiro dalle retrovie in questo secondo tempo. Giallo a Pastore, doppio, rosso. Detto qualcosa Iacolare su questo calcio di punizione. Iacolare va in porta sul muro. E allora, rivedendo le immagini, perché poi è una parte che sicuramente non si taglia, allunga la gamba Pastore per colpire il suo avversario a palla lontana. Doppio giallo, rosso, ma giustamente quasi redarguito, o meglio, quasi graziato, non quasi redarguito. Sbagliato il termine. No, infatti io non, ti ripeto, non ci avevo proprio fatto caso sott'occhio, tu subito, occhio di falco. Coppola, un in meno per i ragazzi in maglia bianca per 5 minuti, graziati. Come prima volta, diciamo così, potevano essere 10 in caso di rosso diretto. Fallo di Lecce. Giallo anche per lui, che allontana la sfera. Lecce, Castracani per il fratello. Adesso il centrale lo sta facendo Salvago. E ancora palla per Volgare, cerca di cucire il gioco dentro questa palla. Castracani sulla seconda, allontana il City. Castracani bene in dribbling e poi il tocco per il fratello più piccolo, palla fuori. Scende Iacolare. Si torna centrale, Palmentieri dentro con l'imbucata. Coppola, gran finta. C'è Lecce tutto solo, Lecce! Alta! Non riesce a tornare al gol. Castracani va in verticale. Iacolare ruba
poi Salvago, anzi Libertino di là, Salvago era più dietro. Volgare, Castracani. Di sinistro prova a disegnare un pallone tra centrale e centrodestra sull'inserimento del giocatore con la maglia dell'Inter. E ancora Castracani per il fratello, dentro col cross. Schermato, Iacolare in avanti. Occhio che in porta, eh. Mamma mia, se questa era in porta, Romano era battuto e come. Veloce! Tata! Salvago, anzi Castracani, di là. Fiorentino vigila su questo pallone che non esce e che termina fuori ora dopo la sua deviazione. Qua pasticcio non da veterano di Fiorentino. Romano sbaglia, Iacolare per Coppola, gran sterzata, sinistro, fuori. Castracani, Iacolare, pallone che torna al terzo di destra della difesa in maglia bianca. Romano, occhio che quel pallone esce, petto e poi Libertino. Cercato il pallone nello spazio, Fiorentino in uscita, sbaglia però, tocco a pallonetto, risponde Castracani di qua, piedone anche di De Rosa. Iacolare, De Rosa, bello il dialogo tra i due, c'è Lecce tutto solo, Romano, poi Castracani, occhio al 3 contro 4, Castracani, poggia dietro e diventa 4 contro 4 con il pallone ancora per Volgare che prova un tunnel su Palmentieri. Allora Iacolare risprinta dall'altro lato, palla a Coppola, controllo, tiro, Romano. Entra tutto a muovere, sempre ammonito. Ah, dopo un'altra volta 5 minuti fuori. Diventa tipo una maledizione. Salvago in verticale, aggancia Libertino, Fiorentino chiude bene. Rientra Pastore, già ammonito. No, no, è bianco. È diffidato a vita. Petto di Volgare, ancora Libertino, palla dietro, Lecce mette un piede, Millo allontana, male. Lecce prova a uscire da là. De Rosa, Iacolare. Chiude Castracani. Palla Coppola, Pastore col ginocchio, poi tentativo di Petrone. Iacolare dentro, ancora Pastore. Palla che finisce tra le mani di Romano. Salvago. Poi bene qui giocatore Volgare. 1-2 con Salvago, un po' timido. Volgare prova, schiena di Fiorentino. Calcio d'angolo. Uno, due. Palla dentro, occhio. Palla esterno. Dal fondo Cozzolino. Pezzini che comunque ha rischiato. Millo. Iacolare. Di nuovo Millo. Palla in avanti. Libertino. Poi Volgare. Cerca il sinistro. Deviazione di Fiorentino. Salta Millo Cosenza. Castracani devia. Poi prova a ritornare sul pallone. E poi palla che arriva a Salvago. E ancora Volgare che punta la difesa avversaria, prova a sfondare, Petrone non arriva, Castracani col tacco si libera sul destro, bellissimo, fondo. Cozzolino in avanti, occhio a questo pallone, salta bene Pastore, attende Coppola, palleggia, raccoglie, prova in porta. Mette giù Fiorentino, Petrone, occhio che è una palla pericolosa, Millo allontana. Pastore, coscione, Iacolare prova a lanciarsi. Coppola,
Chiude benissimo Castracani. Volgare centralmente per l'altro Castracani che prova a passare. Passa il pallone al fratello, l'1-2, occhio al sinistro. Lo cerca e lo gira. E vola ancora Cozzolino. Terza o quarta parata determinante di questa partita. Tiene i suoi a più uno. Castracani ancora, siamo sul vertice dell'area di rigore. Prova a passare, De Rosa recupera. Poi scontro lì. Iacolare passa la sfera a De Rosa, un po' di spazio, sale lui. Altra chiusura di Pastore. Ora partita all'inglese perché le due squadre non si risparmiano. Sale Pastore, cerca la porta con un bombone. Deviato, angolo. Occhio a questo calcio d'angolo. Occhio anche a Salvago sul secondo libertino in mezzo. Tutto fermo, Pedrone deve rispettare la distanza. Vediamo un po'. Porta in mezzo, Tapin, mamma mia. Incrocio sfiorato. Finta di Cozzolino. Rinvio centrale, tacco di Coppola, fondo. Salvago scende a sinistra, tocca a Castracani, Pastore centrale. Castracani qui, centrale, letta questa palla. Ancora Castracani, prova ad andare di là, la palla che sfila, occhio al taglio di Castracani, servito dal fratello, è vero che ce ne sono tre. E sta diventando una specie di scioglilingua a commentare questa partita sotto gli attentissimi occhi di mister... Cosa? Beh, occhio perché hanno il pallone i ragazzi degli Esports. Gran giocata. Frank dice di alzarsi. Mezza simulazione pure lì, poi maglia tirata, punizione. Sa meglio di me il direttore di gara. Troppi piedi avanti allo schermo. Non si capisce veramente nulla. Si vede solo Castracani che rotola giù. Frank era molto vicino all'azione. Comunque, punizione qua. Occhio al sinistro di questo ragazzo, il numero 9, azzurro sulla maglietta bianca, che fino a questo momento ha illuminato con tante giocate. Ce ne sono tre in barriera. Prova Castracani quasi in buca d'angolo. Fuori di nulla. E 2-1 City, ma le tantissime occasioni della squadra di Libertino possono cambiare tutto da un momento all'altro, anche fino a... in un finalissimo di gara che ormai racconta di pochissimi minuti. Libertino gira sul destro, non passa il passaggio e allora vediamo un po' con le mani, finta dietro, va avanti, chiuso Volgare, Pedrone compagna fuori, le mani di Volgare, sale anche Pastore con i suoi centimetri, palla dentro morbida. Occhio perché ora non c'è nessuno dietro, ma Pastore ritorna. Sbaglia Castracani e Iacolare. Aia! Bruttissimo. Fallaccio. Va a chiedere scusa però, sono fallaccio. Questo diretto. Ma vedi come entra, ma tu che vuoi? Però era comunque già ammonito. Che deve fare? Ma vedi come entra? E allora caccia Pedrone, deviazione. Rosso quindi numero 2 per Pastore, stavolta la sua partita è finita. Mani di Libertino, vediamo se gli Spurs regaleranno un ultimo assalto, ma qui c'è un errore, ma c'è anche un rimpallo. Cosenza la caso. Il direttore di gara ormai è visibilmente colpito da un colpo di strega perenne, non ce la fa più Frank. Sta soffrendo tantissimo in questa serata. Alla sua terza partita, forse seconda, forse la seconda. Libertino, Castracani, la tocca per Volgare che prova a girarsi, prova a lanciarsi, Millo mette il colpo avanti, rinviene avanti, Coppola tutto solo. Romano bravissimo, chiudere, conquistare il fondo. Il rimpallo a favore del portiere, la netta, la rimessa al fondo. Allora Castracani col sinistro in avanti, occhio al pallone al fratello che prova un super aggancio. Era difficilissimo. Pedrone. Buona la sterzata. Ai ai ai. Intervento scivolata su di lui. Saltato secco. Pedrone dentro. Coppola, gran palla. Finta.
chiude benissimo Castracani, palla al cugino che poggia a Volgare che cerca la porta, alta. 120 secondi alla fine per recupero. Diavolare prova a scappare. Fallo. Giallo anche per Volgare. Deve fischiare. Fiorentino di prima. Romano in presa. Ok, ce l'ho. Forse ce l'ho. Occhio a Coppola, innescato da questo pallone vagante. Palo. E non entra nemmeno il tapin. E corner. Parte un cross. Iacolare. Passa Iacolare, alta. Giocano gli Spurs. Castracani. Centralmente a Volgare. Si stacca anche di là. Occhio a questo pallone che passa. Palmentieri sistema Petrone. Un po' di campo. Sale lui. Sterzata, doppia, scende Gaetano, crossa, Volgare poggia a Libertino, 3 minuti di recupero chiamati da Frank, si gioca per altri 180 secondi. Palla lì, sbagliata, terminerà praticamente alle 23:42. La quinta settimana della 21ª edizione sbordoniana, 30 ottobre, questa domenica, domani è Halloween. E Coppola che serve Iacolare, che ha la chance per chiudere la partita, non la spreca e realizza. 3-1 il risultato, City va più 2, prova a prendersi il sesto punto in classifica, a giro Castracani. Prova a rilanciarsi nelle zone alte d'Elite, la squadra in maglia azzurra che ora con Coppola prova ad andare ancora in avanti. Allarga il gioco a Palmentieri, di nuovo per Antonio, la palla passa, De Rosa, fuori. Mano di Cozzolino, Iacolare, di là per Palmentieri, Fiorentino, esterno per De Rosa, occhio, Fiorentino in aria, in estirata, non è finita, sì, perché Palmentieri ha dimenticato il tasto dell'aggancio, incredibile, palla fuori, Fiorentino vicino al gol, sarebbe, non so, chissà da quanto manca. Sale Castracani, il più piccolo, per il numero 9. Prova il tunnel su Iacolare, chiude le gambe, Volgare. Lì nel mezzo, guarda la porta, prova Murato e ora c'è Coppola tutto, solo. Uno contro uno, paratona di Romano che poi non può nulla sul tapin a colpo sicuro di Iacolare che fa 4-1. Lo schienone di Coppola, triplice fischio, vince il City, cadono gli Spurs di Libertino alla prima uscita stagionale sotto la sua, fascia di capitano. Castracani Antonio Iacolare, finisce con una netta vittoria del City, però per quanto visto in campo e per le occasioni create probabilmente forse nei numeri direbbero meglio i Spurs, dopo facciamo inquadratura, dopo ragazzi. Direbbero meglio gli Spurs che hanno giocato benissimo, anche perché eravate tutti nuovi eccetto Libertino e avete comunque tenuto testa a una grande squadra che ha tanti giocatori storici nel nostro circuito. Castracani, come hai visto i tuoi alla prima uscita a questo punto? No, abbiamo fatto una buona partita, eravamo due belle squadre, poi siamo stati penalizzati da una sciocchezza di doppia sciocchezza. Una doppia sciocchezza di Pastore, però sono contento, ci siamo divertiti.
abbiamo perso contro una squadra che cioè, ci può battere tranquillamente anche in 8 contro 8 e bella partita e basta. Complimenti a Castracani che ritroveremo settimana grazie prossima, lui e tutti i nuovi Spurs. Ciao, Antonio, ciao. Tripletta o doppietta? Doppietta per il tuo City che anche oggi... infatti questo, anche oggi ha tante tante occasioni sprecate anche nel finale, però nel primo tempo squadra bloccata. Ancora una volta secondo me la palla non gira come dovrebbe, con una squadra nuova che doveva ancora mettersi bene in campo. Lì, in quel momento lì, il gioco ha faticato ad elaborarsi. Cosa deve migliorare il City? Ci sono 6 punti in 4 partite. Io penso che dobbiamo ripartire proprio da questa vittoria, che comunque abbiamo giocato contro una grande squadra. Per me giocano a calcio. Sì, sì, molto sono bravo, forti, allora. Triangolazioni, veloci, giovani, corrono. E noi dobbiamo partire da con questi giocatori. Ci manca ancora Giannini. Beh, non... ci manca un altro giocatore. Abbiamo visto velo pietoso su Giannini. Sta in Florida, sa dove sta? Penso che al completo... Senti, ci sono i Baretti che in questa edizione ci stanno veramente facendo delle belle cose, le hanno vinte tutte, oggi piegano i campioni in carica 6-3, li hanno asfaltati. Qual è la collocazione della tua squadra secondo te? A cosa deve puntare? Beh, noi con i Baretti abbiamo fatto l'amichevole, comunque non ci siamo tirati indietro, abbiamo fatto una grandissima partita. Quanto finì? 2-2, pareggiamo. Ah, è vero. Quindi, vabbè, non abbiamo paura di nessuno. E allora Lecce, vieni qua, andiamoci a mettere un po' la faccia. Luchetto, eccomi. Carichi, siamo ripartiti? Siamo carichissimi. Penso solo che questa squadra, anzi faccio anche un appello, che Davide Canfora deve ritornare perché ci ha veramente ucciso, che sta sempre fuori per infortunio e deve portare i completini perché non posso vestire vero, sempre io la squadra. Vero, però sono tutti siti, è poco, abbiamo magliette. Sinceramente questa squadra... Ciao, complimenti a City, salutiamo questa squadra deve essere al completo. Settimana. Ma noi stiamo bene solo se non la sta partita. Sbordore League, Jenny Penn, Andrea Limo. Oh, eccoci. Ma chiusura. Totonno, dove sta? Oh, con me. Vittorio, Totonno. A Yusuri, che stai? No, ma a Yusuri, Danilo! Ma Mari ce l'ho detto, andiamo Carlo. Po'. Qual è il tutto? Qual è il ditto? Qua ci puoi montare un tadanta. No, no, voglio Danilo, che sta facendo? Allora, porta bene! Cioè, due certezze nella vita, la morte... E che Vittorio ti ha pupa a crassi. E Carlo Cuccaro che te vai facendo, Giacchialiere? Che te vai facendo? Ci vediamo la settimana prossima. Ragazzi, ci vediamo. Ci vediamo la settimana prossima. Osca, traverso, Osca, vai, traverso. No, questa è cosa di pazzi. No. Vai, alla a perdere, così dopo. No, no, ciao, no, ciao, chiudiamo così. Ciao, 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 ciao. Dobbiamo chiudere, basta. È l'una. Dobbiamo fino alle 10:30. Ciao, ragazzi.